Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su IVA Gamesport. Cioè, ragazzi, siamo qui tornati con il secondo episodio della carriera allenatore qui di Ivan Spettacolo. Siamo ragazzoni con la carriera allenatore con il Fulham che abbiamo già iniziato nello scorso video. Non so quando pubblicherò questo video, se lo pubblicate il giorno dopo del primo episodio, qualche giorno dopo, non lo so ancora, ma ragazzoni vi invito a supportare al massimo questi contenuti se volete il continuo della carriera qui su Ivan Gamesport. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale perché è veramente veramente molto importante, mi date un super 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 supporto. Io direi di incominciare immediatamente, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e vamos col video, ragazzi. Allora, eccoci qua. Ci siamo. Allora, io direi di incominciare immediatamente con questo contenuto andando a comprare qualche giocatore. Io sto registrando questo video subito dopo aver registrato il primo episodio, quindi ancora non ho potuto vedere i vostri commenti, ragazzi. Mi dispiace, però già qualche colpo me lo sono studiato per la carriera in generale. Mi farebbe molto piacere, ragazzoni, acquistare un attaccante come Becker. Ma siccome non abbiamo molte informazioni su questi giocatori, io partirei praticamente ad acquistare qualcuno che già ho, diciamo, un'idea di quanto potrebbero richiedere. Quindi andiamo ad acquistare immediatamente Becker, che ha una clausola rescissoria di 15 milioni e 700. Quindi sicuramente li andremo a richiedere molto di meno, come per esempio potremmo richiedere un bel 9 milioni che loro potrebbero accettarci senza nessun problema. Perfetto, 9 milioni che non sono tanti, ascoltate che non sono veramente tanti. È un ottimo attaccante, attaccante centrale, molto fisicato, poco piede di testa e velocissimo. Il tiro è quello che è, ma si può sicuramente migliorare. Può fare anche l'esterno destro alla destra, quindi meglio di così si muore. Io direi di importante per la squadra. Alla fine ci sta, non voglio dargli troppo poco, ma neanche troppo tanto. Con 4 anni va benissimo per noi. Nessuna clausola rescissoria top, ed infine, ragazzuoli, io direi di dargli un bel 50.000 a settimana e ce lo portiamo a casa senza nessun problema. Invece no, lui vuole 68k più. Allora, facciamo una cosa, rimuoviamo questi bonus. Per me va bene 68k, però senza bonus. Vabbè, 3k in più non è nulla. E questo è il nostro primo calciatore. Molto, molto velocemente andiamo ad acquistare il primo calciatore della nostra carriera, ragazzi. Ed è proprio lui, Becker, attaccante centrale, come detto. Potrebbe essere veramente, veramente molto, molto, molto utile. Ad accoglierlo, ovviamente, ci siamo noi. Il nostro secondo è Palinha, che è il capitano della squadra. Dal Real Sociedad per 9 milioni arriva Geraldo Becker. Vediamo che valutazione ha. Ha un bel 76, che comunque, ragazzi, non è poco, dove vabbè, andrà a prendere sicuramente come ottimo titolare anche il posto lì. Potremmo offrire, dice, qui di meno, ma a me va bene così. A me va bene così, sicuramente non abbiamo buttato i soldi perché è un buon giocatore. Adesso ci servirebbe, secondo me, qualcuno ad andare a fiancare Palinha, che è molto difensivo. Ci serve un altro centrocampista difensivo, che ho due idee, onestamente, che uno è Tapia, che ha già 27 anni, comunque è già molto molto così, e Kagere, che mi piacerebbe leggermente di più. Dovrebbe costicchiare, onestamente, lui non ho molte idee di quanto potrebbe onestamente costare. Farei qualche scambio, così almeno da toglierci anche noi qualche giocatore in rosa, per esempio questo Lukic 26 anni, oppure Kearney, meglio forse lui. Gli diamo, che ne so, un bel 15 milioni, che secondo me comunque vale un pochettino. Cagliere, perché a 23 anni è sempre abbastanza forte. Ok, infatti, allora ci dice Tete più 8 milioni. Io controbatto perché non posso dare un terzino che a me piace tantissimo, quindi gli dico Lukic più 8 milioni di euro. Vediamo che ci dice. E accettano, ragazzi. Accettano, ci dobbiamo togliere uno al suo posto. Togliamo un giocatore rosa per dare posto ad un altro che è anche più giovane e sarà sicuramente titolare insieme a Palinha nel 4-2-3-1. Allora, io direi ruolo squadra importante, come abbiamo dato a Becker, e ci siamo. 5 anni, e direi che sono perfetti. Poi, che cosa abbiamo qui? Clausola rescissoria, al momento diciamo di no. Ed infine, chiede anche lui 50k, vediamo se cosa ci dice. Mi pare che ci dice, vero?
Ok, un bonus di ingaggio 390k che sicuramente non ci cambiano a noi nulla. Quindi, secondo capo immediato per la squadra di Ivan Spettacolo, con anche Cacheré che arriva dal Lione per praticamente poco più di 8 milioni. E quindi incominciamo immediatamente la nostra esperienza viene in perfetti modi con Lukic più 8 milioni per questo Cacheré. Mi dicono perfetto, un ottimo acquisto con un ottimo prezzo, totale lui 78, comunque non è per niente male. Allora, fatto questo qua, quindi andiamo a prendere un attaccante centrale, andiamo quindi a fare l'attaccante centrale, che comunque già Beger è qualcosa, infatti potete vedere 74 di tiro che non è malissimo, 90 di velocità è veramente molto molto veloce, 4-2-3-1, anzi è anche fatto, è anche consigliato, perfetto. Beger di qua, qui ci mettiamo come detto Chiacchieré assieme a Paligno, dovrebbero essere abbastanza forti, uno di fisico, uno di velocità, che comunque non è per niente male. Adesso dobbiamo un po' vedere la difesa di questi qua, onestamente non mi piace. Bassey non è per niente male, comunque 75-23 anni, è abbastanza alto, non sembra per niente male, potremmo anche conservarlo questo qui. Invece Aderabioio non lo so, non mi convince più di tanto, neanche il terzino sinistro, dice, beh, Robinson mi piace, lui sarà il nostro terzino sinistro, onestamente. Castagne no, perché già c'ha anche una certa età, io onestamente farei giocare al momento Tete, anche se ha 27 anni, ma comunque a me piace, però adesso vediamo un po' chi comprare. Allora, insieme a Bassi dobbiamo andare a affiancare un altro giocatore, Adama Traoré. Al momento lo metto al posto di Wilson, onestamente, perché Adama Traoré per me partirà sempre da titolare, ve lo dico con tutta onestà, perché è veloce, è buono, sa dribblare, ha abbastanza fisico. Quindi io direi di andare con un bel terzino destro. Robinson lì sarà titolare, ve lo dico immediatamente. Vediamo se ho messo già qualcosa qui di terzino destro. Forse infatti terzino sinistro era Justin, che può fare senza problemi il terzino destro e mi piacerebbe comprarlo. Però ci sarebbe anche un certo gusto del Chelsea che non mi dispiacerebbe per niente. Veramente mi piacerebbe molto. Però qua non lo trovo, eccolo qua. Ma Malocusto, 20 anni, sembra abbastanza forte. Anche qui mi dice ottima promessa. Io onestamente proverei per lui prima di provare per Justin. Se mi dicono di no, proverei per Justin senza nessun problema. Quindi il prestito non me lo vogliono dare. Costerà un pochettino. Io faccio una proposta di 12 milioni, anzi facciamo 13 milioni di euro. Non credo che ne vogliono molti di più. Perfetto, invece ne vogliono un bel po' di più. Fate finta di nulla. Come detto, allora lui lo lascio per adesso. Io proverei onestamente a vorrei provarci per Ofaes oppure per un portiere che farebbe titolare, cioè Keller. Keller sarebbe il mio portiere titolare con secondo Lehn. Questa qua sarebbe la mia idea, che comunque non sarebbe secondo me neanche una brutta idea, visto che abbiamo tante partite di campionato, ma tante partite di coppa. Oltre alla Carabao c'è anche la FA Cup, che è veramente tanti 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 impegni. Portieri potremmo dare Rodak, perché non giocherebbe. Ti diamo bei 15 milioni di euro e tu mi accetti e lui viene da me, giusto? No, voi non sto cazzo di te, non ve lo do perché mi farà il secondo. Proponi altro scambio, io ti do che ne so. No, questo della Baio no, Dio non mi piace, ma comunque non te lo do al momento. Come ali cosa abbiamo? De Cordova Reid, ti do lui. E ti do pure 8 milioni. Tu mi accetti, giusto? Vediamo un po'. Perfetto. Quello non te lo faccio giocare, già 30 anni comunque. Allora, lui sarebbe il mio portiere titolare, ve lo dico immediatamente, come già detto, farebbe invece il secondo Lenin. Sporadico va bene, 5 anni mi accetterà al 100%, non mi chiede 4 di sicuro, e infatti, no, clausola rescissoria, nega clausola rescissoria, 40k, bonus di incatto, puoi andare lui, il nostro terzo acquisto, così abbiamo risolto il problema della porta. Se ci dovesse essere qualche offerta importante per Leno, potrebbe già partire anche il portiere tedesco, quindi lui ce lo portiamo a casa.
Secondo me è stato un ottimo prezzo, forse un pochettino esagerato, leggermente. Infatti, qui mi dice leggermente esagerato. Secondo me no, onestamente. Però vediamo, vediamo, vediamo cosa ci riserverà il campo. Lui invece lo prenderei onestamente per giocare, ecco, per giocare a destra, a sinistra. Una parte da Traoré, da una parte lui, a Iwobi che mi farebbe il secondo, sia di destra che di sinistra, per quanto serve. Però vorrei capire un pochettino di attacco. Fabian Ruiz, scusate che si è staccato nel frattempo il telecomando. Fabian Ruiz mi piacerebbe prenderlo come COC, però qua mi dice che CCCDC. Onestamente non capisco il perché. È una certa somma che lui vuole. Pedro Neto non lo so fino a quanto possa essere veramente, veramente molto, molto utile. E io andrei a prendere un secondo che è tra Calvert-Lewin e Kalimundo. Preferirei onestamente Calvert-Lewin, però andrei piano piano. Onestamente, quindi andiamo a prendere Chiellere, lo mettiamo come primo portiere. Qui ce ne andiamo a mettere un bel Leno. Ce ne andiamo a mettere un bel Leno e dobbiamo andare a fare un pochettino. Come detto, allora andiamo a acquistare adesso Justin e Gusto. Sono i due terzini che andremo ad acquistare appena Gusto lo possono andare a riprovare con un'offerta. Mi serve un bel COC. Come COC avrei diverse idee, onestamente. Mi piacerebbe provarci per. Come cazzo si chiamava? Me lo sono scordato, direi perfetto. Allora, eccolo qua, così mi spunta sicuro al 100%. COC. Era in breve lì, non mi ricordo come cazzo si chiamava, onestamente. Mi è spuntato prima in quelli consigliati dai nostri osservatori. Ma comunque, vediamo se mi spunta. Allora, mi piacerebbe, potremmo mettere Elliot, che non sarebbe per niente male. Lo sceriffo Kai Havertz. Mi piacerebbe, onestamente. Vabbè, Paquetà non sarebbe per niente male, anche lui. Reina, sì e no. Szoboszlai, sì e no. Sì e no. Va bene, quella che ho messo era Elliot quello che volevo andare questo, ma forse non me l'aveva consigliato l'osservatore. Comunque. Mi piacerebbe acquistare uno tra loro tre, forse anche due, che alla fine non farebbero per niente male. Però non lo so. Non so chi acquistare dei tre. Mi piacerebbe però onestamente giocare con Paquetà. Paquetà non sarebbe per niente male, potrebbe fare tantissimi altri ruoli, 5-4. Io ha un valore troppo alto, ragazzi. Ha un valore troppo alto. Io proverei al momento per Elliot, che me lo danno anche in prestito. Lo andrei a prendere in prestito. Ecco qua. Il telecomando lo andrei a prendere in prestito per un anno. Ok, perfetto. Non ci facciamo per 2 anni. No, me lo dà solo per un anno. Perfetto. Allora, facciamo. Allora, un anno. Ok. Ti do il 55% io. Perfetto. Vediamo se Elliot vuole venire. Se Elliot vuole venire, perfetto. Così vado ad acquistare anche il buon Kai Havertz. No, però ha un valore molto più alto di quello. Allora proviamo. Io proverei per il buon Paquetá che vuole veramente, veramente, veramente tanto. Ma noi ci proviamo praticamente. Voglio provare. Facciamo una cosa, anzi, facciamo una centrocampisti. Con Andres Pereira più 24 milioni massimo, non me ne rapporto. Facciamo una cosa: più 22 milioni, aggiungi clausola del 15%. Non abbiamo attaccato un giocatore che costa una legione di più. Ai uomini, vediamo un po'. Ma ragazzi, vuole troppo. Vuole troppo. Al momento non ho questo capitale da investirci, onestamente. Quindi facciamo una cosa. Torniamo qui, facciamo passare qualche giorno, vediamo se ci arriva qualche notizia. Eccolo qua, Elliot, quindi il centrocampista offensivo ce l'abbiamo, perfetto. Ok, al momento è in prestito per 12 mesi, un annetto se lo fa da noi. Totale calciatore 78, 77, 78 così ed è buono. Andiamo avanti con qualche altro giorno, resoconto su alcuni giocatori così almeno sappiamo quanto possiamo realmente dare. E io ragazzuoli direi che con questa scelta, se fare o meno il precampionato, ci salutiamo. Io ragazzi vi ricordo
di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi episodi anche della carriera su FC24 col Fulham. E niente ragazzi, ciao a tutti, grazie mille e vi raccomando, scrivete nei commenti chi vorreste vedere nella formazione ufficiale di questo Fulham. Ciao!